momento estremamente importante per la Regione Marche e per quanto stiamo per sottoscrivere. Con il vicepresidente dottor Carloni, con delega alla caccia e alla pesca sportiva, sono presenti il presidente dell'ANCI Marche, il sindaco Mancinelli, il presidente della provincia di Ancona in rappresentanza dell'Unione delle Province Marchigiane, il dottor Cerioni, e il colonnello Andreatta in rappresentanza del Corpo dei Carabinieri Forestali e delle Marche. Ovviamente sono presenti rappresentanti dei vari soggetti, dei diversi soggetti che sottoscriveranno l'accordo, poi lo vedremo strada facendo, perché sarete chiamati uno ad uno al termine dei commenti di rito per la sottoscrizione del protocollo. E prima di dare la parola a Mirko Carloni vorrei sottolineare l'importanza di questo momento, perché è un protocollo d'intesa quello che andiamo a sottoscrivere per l'adozione di misure urgenti che sono finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dalla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane, nonché dei danni che gli stessi provocano all'ambiente agro-silvo-pastorale. È stato un documento che ha avuto una gestazione complessa, lenta, perché tantissimi sono i soggetti che hanno avuto causa nella definizione dei contenuti, però approdiamo ad un risultato che è straordinario, perché è la prima volta che viene adottata una misura di così ampia portata e così rilevante per le nostre comunità locali. Quindi è con questa soddisfazione anche personale, avendo coordinato un po' l'aspetto tecnico della questione, che do la parola al vicepresidente, che sicuramente inquadrerà la portata di questo appuntamento. Grazie. Intanto ringrazio il dottor Rossetti, come il dottor Pensalfini, coloro che hanno lavorato a questo protocollo, con l'aiuto di Marco Bonacoscia, che ci ha assistito su questa gestazione, e di Alessandro Giuliani. Voglio innanzitutto dire che quello che stiamo facendo oggi è un segnale, credo non solo formale ma anche fattuale, di una filiera istituzionale che sa rispondere serenamente ma con la determinazione che serve in situazioni in cui si deve gestire una difficoltà oggettiva. Troppo spesso assistiamo al gioco dello scaricabarile tra livelli istituzionali che magari tentano di girarsi dall'altra parte, o anche tra associazioni che tentano di scaricare il problema altrove, dando poi la colpa a chi è più vicino o a chi è preposto a fare i controlli, che magari sta facendo semplicemente il suo lavoro. In questi mesi, da assessore all'attività venatoria, insomma alla gestione faunistico-venatoria, come piace chiamarlo a me, io ho riscontrato una distorsione sul tema degli ungulati, e che non la può risolvere da solo la Regione. Quindi io vi ringrazio davvero tutti quanti voi per essere qua dentro, perché non ci avete lasciati da soli di fronte a questo problema. Né noi vogliamo lasciare da sole le province e i comuni o chi fa i controlli sul territorio, perché poi è facile dire chi deve fare qualcosa in questo paese, ma poi le responsabilità sono sempre difficili da ripartire. Quindi senza troppa enfasi, vorrei semplicemente spiegare, soprattutto per la stampa, che ringrazio perché è collegata dal remoto, e vorrei anche che si desse il massimo risalto dal punto di vista mediatico non alla Regione ma a questo che stiamo facendo, perché i principali attori di questa operazione, di questo protocollo, sono gli agricoltori, i cacciatori, ma in generale soprattutto i cittadini, perché il tema della presenza in zona agrosilvopastorale degli cinghiali è un tema che affligge tutte le regioni, ovviamente non solo la nostra, in modo particolare quelle dell'area appenninica. Tuttavia la gestione fino adesso che c'è stata per evitare il sovrannumero degli ungulati è avvenuto nelle zone agrosilvopastorali in modi più o meno efficienti,
per non dire altro. Però certamente ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto attraverso le ATC e attraverso una collaborazione più stretta tra i cacciatori e gli agricoltori. Io credo che questo problema lo risolveremo se tutti i cacciatori lo possiamo risolvere solo attraverso i cacciatori che collaborano a questa operazione in modo sincero, trasparente, andando incontro alle esigenze di riduzione del sovrannumero. Senza levare, senza togliere nulla l'attività venatoria, che è un'altra cosa. Quindi qui stiamo parlando stamattina di un'altra cosa. Ma è chiaro che i cacciatori in questo momento devono essere protagonisti, devono essere con noi responsabilizzati e coinvolti da protagonisti. Per questo abbiamo voluto i presidenti, ringrazio Paolo Antonioni di Federcaccia, Sperandio di Arcicaccia, Giancarlo Gasparini di Libera Caccia e tutti coloro che rappresentano Sauro Barbetta, che rappresenta Enalcaccia, tutti coloro che producono selvaggina, ma soprattutto le associazioni, la CIA, la Coldiretti, la Confagricoltura, coloro che rappresentano gli ambiti territoriali di caccia, che sono qua tutti quanti presenti, che sono i protagonisti. Così come ringrazio in modo particolare la Polizia Provinciale che è presente e soprattutto i Carabinieri Forestali, che ci hanno dato una grande collaborazione. Ringrazio davvero il Colonnello Andreatta per quello che ha fatto e che sta facendo, perché tutto si regge sulla legalità e sulla trasparenza, ma mandare magari un volontario a fare un prelievo senza la supervisione e l'assistenza anche dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale potrebbe essere poco comprensibile per i cittadini che osservano quell'operazione. E quindi il fatto che ci assistano e che possano essere di ausilio in questa iniziativa ci rende tutti coinvolti e rappresenta perfettamente la filiera istituzionale. Così come la presenza dei prefetti che ci hanno assistito nella fase preparatoria degli atti, anche se non sono firmatari, ma riceveranno e come hanno ricevuto le varie bozze su cui si è lavorato. Ringrazio Gardone di Coldiretti, che è qui davanti a me, la CIA e tutte le associazioni presenti. Vorrei dire che abbiamo un danno calcolato tra le ATC per i danni all'agricoltura che supera il €500.000 di euro di gran lunga ed è purtroppo sempre in aumento. Sono soldi dei contribuenti che noi dobbiamo tentare di non sprecare per gestire la presenza degli ungulati e i danni che fanno all'agricoltura. Ma in modo particolare, e guardo soprattutto il sindaco di Ancona che so quanto è impegnata su questa vicenda, dobbiamo evitare assolutamente la presenza degli ungulati nei centri urbani, nelle strade costiere, specialmente in questo periodo, per questo avevo molta fretta che si firmasse, perché diciamocelo chiaramente, tutti vogliamo scongiurare gli incidenti stradali, evitare che questo pericolo, come purtroppo è già stato, rappresenti un rischio per l'incolumità dei cittadini. Questo è il nostro unico obiettivo ed è il principale. Quindi con questo spirito, insomma, vi chiedo, vi ringrazio ancora una volta per essere qua. Vi chiedo di dare un contributo anche alla discussione, al presidente Cerioni, al sindaco Mancinelli e al comandante Andreatta, che di nuovo ringrazio per il loro interessamento e per averci aiutato a preparare questi atti e oggi a firmarlo così velocemente. Successivamente, uno alla volta, firmiamo il protocollo d'intesa e facciamo una foto di rito a conclusione dei lavori. Lascio la parola al sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che è il presidente dell'ANCI Marche. Grazie presidente. Come è stato giustamente detto da Carloni, il protocollo che firmiamo oggi è un protocollo utile anche perché, anzi direi soprattutto perché, prova a definire meglio chi fa cosa. Che può sembrare una banalità, uno dice ma come? No, non è una banalità, perché purtroppo in questo nostro meraviglioso paese molto spesso chi deve fare cosa e come è un oggetto di dibattiti pluridecennali. Questo protocollo dà un contributo, non è generico, non è delle cose tipo la pace nel mondo, ma che è cosa importantissima, però voglio dire è sufficientemente generica e non dà invece delle indicazioni abbastanza concrete, in particolare per quanto su due questioni, insomma, detta proprio in soldoni, no presidente? Una sul fatto che le azioni di contenimento a monte del proliferare incontrollato della fauna in questione, dei cinghiali, è evidente che, pur apprezzabili tutte le iniziative fin qui messe in campo, è evidente che non sono sufficienti, cioè non è che serve
uno studio particolarmente complesso. Quando i cinghiali arrivano nei giardini pubblici di Fabriano o davanti a una scuola appositora, è evidente che, pur non essendo, diciamo, scienziati dell'ISPRA, è evidente che le azioni messe fin qui in campo, apprezzabilissime, ma non sono sufficienti. Quindi vanno intensificate. Poi sulle modalità, le modalità tecniche, queste ovviamente le definiscono, le debbono definire chi ha competenze e specifiche professionalità in questa materia, però qui intanto diciamo tutti, quindi i comuni, le province, la regione, tutti i soggetti firmatari di protocollo, che bisogna fare di più e bisogna farlo veloci, perché il fenomeno è arrivato ad una situazione tale che non è più sostenibile. Secondo, siccome c'è uno specifico purtroppo che sta in questi ultimissimi tempi, negli ultimi paio d'anni, il fenomeno è diventato ancora più allarmante, cioè della presenza di questi ungulati, dei cinghiali, in ambiti urbani. Dicevo prima, in Ancona abbiamo avuto diverse presenze di questo tipo, ma non solo, insomma, citavo Fabriano, i giardini pubblici o piuttosto che... E dunque un tema ancora specifico che si poneva era, e si pone, come e chi deve intervenire in ambito urbano. E allora, siccome anche qui non è che potevamo continuare col dibattito, no? Come si dice, mentre l'ungulato girava in città, e si è definita un percorso condiviso, che detto poi in soldoni significa un'ipotesi di una integrazione normativa, cioè di una norma di legge, una o due, insomma, comunque di una disciplina legislativa di fonte regionale sul falsariga, diciamo, di altre esperienze che in Italia altre regioni hanno fatto e che hanno trovato già convalida anche della Corte Costituzionale, sia in ordine alla competenza della regione a intervenire legislativamente su questa specifica materia, sia in ordine alla modalità con cui la regione è intervenuta su questa specifica materia. Quindi la regione col protocollo di intesa si impegna ad adottare rapidamente l'iter approvativo di un provvedimento normativo di questo tipo, nel quale appunto, adesso non la faccio lunga, insomma, viene data anche, diciamo, certezza sul piano giuridico e normativo al chi fa cosa. Ovviamente nel frattempo alcune azioni vanno comunque fatte, perché non è che in attesa della legge cinghiale può girare in piazza Cavour senza che nessuno intervenga, questo è evidente. E ovviamente si dice appunto, parallelamente al procedimento di produzione della norma, gli enti, in questo caso in particolar modo regione, province e comuni, carabinieri forestali in particolare, lavoreranno anche a un ulteriore protocollo operativo, proprio operativo, per tradurre in processo produttivo quello in filiera, diciamo, in cui si definiscono esattamente, ancora più dettagliatamente, chi fa cosa sulla scia, sulla falsariga della disciplina normativa, che ovviamente dà il quadro di riferimento, ma poi operativamente, dal punto di vista proprio, ripeto, del processo concreto, vogliamo lavorare in parallelo in modo che da qui a un paio di mesi, da qui a due o tre mesi, si riescano ad avere tutti gli strumenti messi a punto. Quindi un fatto importante, utile, per il quale noi, come io in questo caso come presidente dell'Associazione dei Comuni, l'ANCI regionale, siamo particolarmente soddisfatti del risultato intanto raggiunto e ovviamente fiduciosi che poi si faranno rapidamente. Ovviamente bisogna mettersi anche le risorse, anche i soldi. Quindi il protocollo prevede anche questo, perché è inutile dire chi fa cosa se poi non ci sono le risorse per farlo, in particolar modo per la Polizia Provinciale e non solo. Grazie. Grazie Presidente. Ovviamente noi abbiamo previsto delle risorse straordinarie che approviamo la prossima settimana in Consiglio, perché è una spesa imprevista, quindi la finanzieremo la prossima settimana adeguatamente per poter dare ai comuni giustamente gli strumenti effettivi, operativi per procedere a questo contenimento del sovrannumero. Do allora la parola a Celioni, in rappresentanza al Presidente Celioni, in rappresentanza delle province italiane. Marchigiano. Bene, grazie. Intanto porto il saluto della Presidente dell'UPI regionale, che è il dottor Pettinari, che purtroppo questa mattina per ragioni sopravvenute non può essere qui. È una bella giornata per un presidente della provincia, è una bella giornata perché noi ci troviamo lì, diciamo, al fronte,
e spesso ci troviamo a dover affrontare situazioni nelle aree urbane, perché soprattutto il tema, diciamo che non è solo questo, ma in questo caso, come giustamente sottolineava la sindaca di Ancona, le aree urbane costituiscono sempre di più un problema. Noi quotidianamente vediamo notizie e segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini che si ritrovano in numero sempre maggiore questi cinghiali che girano appunto nei centri storici, eccetera. Ecco, qui questo è uno strumento, è un avvio, un protocollo importante, perché la regione, diciamo, in questo caso si assume l'onere, diciamo, di fare un po' da cabina di regia, ma non solo, perché poi servono le risorse. Qui c'è scritto che verranno messe le risorse necessarie perché, diciamo, i sindaci possano comunicare il problema, le forze ci sono insieme ai volontari, insieme all'associazione di categoria, insieme a tutti i soggetti che sono poi tra l'altro elencati e firmatari del protocollo, perché ci si attivi celermente, puntualmente. Ormai le esperienze ci sono, diciamo, sono indicate una serie di azioni anche specificate bene, necessarie perché il problema vada verso la soluzione, perché sono vari tipi di soluzione. Uno magari immagina che ci siano azioni violente e cruente in pieno centro, ma no, perché se poi ci si organizza bene, sono tutta una serie di azioni e dei provvedimenti che portano in qualche misura al contenimento e anche a soluzione del problema. Quindi io, diciamo così, concludo nel senso che non posso che dire a noi tutti buon lavoro, e diciamo, mi pare che sia un bel momento oggi, perché è il momento dell'avvio di questo lavoro. Ci sarà il provvedimento della regione che in qualche misura, trovando anche, diciamo così, spunto da provvedimenti analoghi adottati in altre regioni, va nella direzione della soluzione del problema dal punto di vista anche operativo, normativo, e con le risorse che io colgo con soddisfazione, diciamo, con la puntualizzazione dell'assessore, mi pare che, ecco, possiamo dire che stiamo andando nella direzione giusta. Grazie Presidente. Do ora la parola al colonnello Giampiero Andreatta. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Da parte nostra, per ribadire la nostra convinta presenza nell'ambito di questo protocollo, che indubbiamente rappresenta, deve rappresentare un punto di partenza per gestire il cambiamento. Noi siamo spettatori a volte di tanti cambiamenti, dal cambiamento climatico a piccoli cambiamenti su scala locale. La fauna selvatica ha negli anni cambiato modi di rapportarsi col territorio, fino a diventare una situazione di criticità. Gestire il cambiamento è, come in questo caso, una doverosa necessità delle istituzioni, e devo dare atto alla Regione di questa regia tempestiva e pronta. Noi contribuiamo dentro la questione provinciale per far sì che ci sia una garanzia di legalità, una presenza visibile anche per garantire, in un contesto che non è quello tipicamente agroforestale venatorio, ma in un ambito di gestione faunistica, termine che già il Presidente ha evidenziato, ma che io sottolineo, dove anche l'apporto del mondo venatorio avviene in una nuova ottica. Operare in un ambito non prettamente venatorio, ma di gestione faunistica, per portare attraverso il loro contributo a risolvere quelle che finora sono delle criticità, ma che indubbiamente possono, ovviamente di no, comportare anche diversi scenari. Si accennava alla probabilità del verificarsi di incidenti stradali o anche di incontri uomo-cinghiale non spesso graditi, che si fanno per la paura che, diciamo, possono comportare verso il cittadino. Per cui da parte nostra la partecipazione a questa iniziativa, a questo protocollo, è più che convinta. Daremo il contributo in ambito regionale unitamente e in sinergia diretta con le polizie provinciali e con i vari soggetti
firmatari, per poi calare nelle singole realtà di ogni comune, che vede diversi approcci. Ancona ha il suo, la Regione Marche ha tante realtà, per cui ogni comune che ha delle problematiche ravviserà delle specificità che verranno analizzate, affrontate e messe in tavolo per la possibile e probabile risoluzione. Pertanto questo è per noi un punto di partenza che ci vedrà impegnati, come su altri fronti, per gestire il territorio e le varie componenti faunistiche territorio nel rapporto con chi sul territorio, l'uomo, lo vive e lo deve vivere in sicurezza e in armonia, ovviamente, con le componenti ambientali che lo circondano. Grazie. Grazie comandante. A questo punto io passerei alla firma. Passiamo alla firma. E vorrei ringraziare Andrea Busetto, che è qua e che è stato uno di colui, tra quelle persone che mi hanno più di tutto spinto verso questo protocollo, che ha fatto di questa battaglia una grande battaglia negli anni. Lo dobbiamo riconoscere tutti quanti. Allora, Presidente, dobbiamo cambiare soltanto le due pagine perché c'era un indirizzo sbagliato, una questione tecnica che ha fatto rilevare l'operatore. Poi chiameremo uno ad uno i firmatari e punto l'assistente. Qui Raimondo deve non firmare qui perché hanno le penne, capito? Vabbè. In questo posizione qua. Allora, voi siete su questo? Su questi qui hanno le penne. Sì, va bene. Questa tieni da tu. No, quello non serve. E l'originale dov'è? Va bene. Allora, ci siamo. Inizia il vicepresidente Carloni. Poi al termine della sottoscrizione daremo una copia non formale a tutti coloro che l'hanno sottoscritta, poi quella ufficiale vi arriverà dopo il sacro rito dei bolli e dei timbri. Esatto. Bene, si prepari tutte le pagine, mi sembra anche superfluo, no, basta tutte le pagine, no? No, è la regola. È la regola, ci dicono che è la regola, quindi. Allora, poi il vicepresidente e il presidente della provincia. Intanto se sono delle domande possiamo iniziare a rispondere alle domande. Ognuno. Sì, questi al tavolo si possono firmare al tavolo. Eventualmente può proprio vedere che magari si sposino esiste. Esiste già una misura di questo genere, già è messa in opera lo scorso anno e quindi nel fondo di proprietà è possibile intervenire. Allora, in realtà questo protocollo prevede due tipi di azioni, che sono ovviamente diverse. Una Sindaco è quella in area urbana, che è quella più delicata, perché abbiamo trovato un vuoto normativo su chi fa che cosa e anche la modalità proprio con cui si preleva l'animale. Sì, perché in centro storico non è che si può usare il fucile per prendere un cinghiale. Ecco. Quindi la modalità che abbiamo testato già con la Ticino di Pesaro 1, che ringrazio che qua, che è stata la prima a fare un test a Urbino su questa vicenda, che tra l'altro è il vicepresidente dell'ANCI, e quindi abbiamo fatto lì una prima prova di come si può lavorare in centro storico senza, diciamo, creare scompiglio. E poi l'altro tema, nell'intervento, le azioni di contenimento in territorio agro-silvopastorale, che è l'articolo 5, e chiaramente l'azione di riduzione numerica avviene attraverso i piani di prelievo venatorio e di controllo numerico.
quello che è il controllo numerico è già disciplinato in realtà, quindi stiamo parlando di una cosa molto più semplice rispetto al centro abitato, e questo è ovviamente affidato in modo sia collettivo che individuale ai cacciatori, però ci deve essere sempre la sinergia, il coordinamento delle ATC, degli ambiti territoriali di caccia, e in questo caso con questa modalità con cui abbiamo operato le polizie provinciali, le polizie, anche i carabinieri forestali concorrono a dare sostegno a questa finalità che abbiamo condiviso per fare una cattura molto più costante e continua, soprattutto nell'azione di controllo a difesa degli agricoltori. Quindi si richiama ad una maggiore collaborazione tra gli agricoltori, il controllo del fascicolo agricolo, l'azione di controllo più costante, i cacciaselettori, cioè tutto il mondo agricolo Gabriele Sperandio viene in qualche modo chiamato ad un'attività molto più significativa e ad attività continue e costanti di riduzione della popolazione. Le dico anche, sembra un esercizio linguistico, ma non lo è, perché tante persone dice, erano insicure sul fatto che si potesse andare costantemente a fare i prelievi. Molti temevano, me l'hanno detto anche a me, di essere sanzionati dalla polizia provinciale piuttosto che dai carabinieri. Allora, questo ci serve per creare una dignità normativa a chi sta facendo una cosa, riconoscendogli una funzione che non è quella venatoria, ma è quella di controllo e di riduzione del numero. Ma nell'ambito urbano mi sentite? Pronto? Ah, ok, io volevo qualche dettaglio in più sul piano operativo, e se era possibile avere anche il dettaglio, il protocollo, se era possibile visionarlo, almeno dovevamo avere certo, chiaro. Il protocollo lo mandiamo che... appena lo mandiamo a tutti i giornali appena finita la conferenza stampa. E poi le risorse che lei, l'assessore, aveva annunciato in questo consiglio straordinario la prossima settimana, quanto ammontano? Guardi, io le dirò che in questo momento abbiamo messo, mi pare 80.000 euro in questa fase, ma come ha detto Draghi in una circostanza molto più importante, whatever it takes, quindi qualunque cosa serve la faremo, ecco. Purché si contenga, ovviamente non vorrei usurpare una parola che è diventata famosa per altre circostanze ben più importanti, l'obiettivo è ridurre il numero, quindi se serve, quello che serve, lo faremo. Le azioni in area urbana ovviamente sono quelle più delicate, sono quelle del cibo, di riduzione del cibo di tipo antropico, che non è una cosa scontata, soprattutto chi conosce i nostri Appennini sa che ridurre la presenza significa evitare qualunque violazione, togliere i rifugi, allontanamento del cinghiale in azione di disturbo, ovviamente la prima azione è quella di disturbo, e poi la segnaletica, campagne informative, ma soprattutto la rimozione dalle aree urbane attraverso la cattura e anche l'abbattimento, ma effettuate dentro una normativa regionale che preveda ovviamente il coinvolgimento del sindaco e qualunque limitazione del rischio dell'incolumità pubblica, della sicurezza della circolazione stradale, e soprattutto autorizzare, questa è la cosa più importante, la polizia provinciale, che talvolta si è sentita anche lasciata sola di fronte all'intervento in città, nell'area urbana, che molto spesso non era deputata a fare perché ha una funzione più sulle aree agrosilvopastorali, in questo caso con anche la coadiuvata dai carabinieri forestali, nonché dalle guardie volontarie e dagli operatori volontari, che siano ovviamente abilitati. La cattura in questo caso abbiamo visto che può essere fatta senza eventi traumatici, senza sparatorie tra virgolette, ma con intelligenza, utilizzando ciò che la scienza e anche i veterinari approvano come cattura non traumatica, che però permetta di togliere i cinghiali dal centro storico. Ecco. Patacchini. Altri? Il sindaco è... siccome questo è un tema che ovviamente abbiamo particolarmente approfondito, diciamo.
Lo schema operativo sarà, adesso la norma di legge lo definirà anche meglio ovviamente, però lo schema operativo sarà questo: il sindaco o chi per lui, insomma, diciamo il comune, segnala la presenza di cinghiali in ambito urbano e chiede alla regione di intervenire attraverso di autorizzare la polizia provinciale a intervenire. La regione autorizza la polizia provinciale a intervenire, la polizia provinciale, eventualmente coadiuvata dai volontari di cui si diceva, dal carabinieri forestali, interviene e interviene direttamente per la, tra virgolette, rimozione, insomma, per togliere il cinghiale dall'ambito urbano. Adesso stiamo parlando dell'ultimo miglio, cioè di quando il cinghiale è già arrivato in centro, non stiamo parlando ovviamente delle fasi di prevenzione, eccetera. Punto. Questo è sostanzialmente lo schema, diciamo. Dopodiché il come proprio operativo, cioè chi telefona a chi, qual è il provvedimento, ovviamente il sindaco interviene anche nella fase in cui viene messo in atto dalla polizia provinciale, coadiuvata da tutto il mondo, compreso i servizi veterinari dell'ASUR, della regione, per quello che dovessero eventualmente servire, circa le modalità della cattura o rimozione o allontanamento, insomma, del cinghiale. Questo prevederà la norma di legge, della legge, così come la legge regionale toscana, quella che è già passata al vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, che quindi l'ha bollinata, diciamo. Questo è lo schema operativo. Ovviamente il sindaco, o il comune, in questo caso il sindaco, ci avrà anche il ruolo di assicurare i provvedimenti collaterali, chiamiamoli così, necessari a garantire le condizioni di sicurezza dell'intervento. Tradotto, se c'è il cinghiale a posatura davanti al parco di posatura e attraverso la trafila che ho detto prima la polizia provinciale deve intervenire insieme ai carabinieri forestali per catturare il cinghiale o per allontanarlo, e se per far questo è necessario o può essere necessario che per mezz'ora sia vietata la circolazione nell'ambito della zona oggetto dell'intervento, siano allontanate le persone, eccetera, ovviamente l'amministrazione comunale, il sindaco, adotterà i provvedimenti necessari a garantire le condizioni di contesto che consentano l'intervento di allontanamento o rimozione o cattura del cinghiale. Bene, chiarissimo. Qualcun altro? Bene, allora grazie a tutti quanti. Auguri ai cinghiali. Auguri. No, auguri soprattutto alla Polizia Provinciale e ai nostri carabinieri forestali, che, a cui affidiamo le nostre speranze. E ovviamente chiediamo in modo particolare al mondo venatorio un contributo su tutta questa vicenda, che deve vedere un nuovo rinsaldarsi un rapporto nuovo di gestione della fauna, al di là dell'attività venatoria, ma anche come gestione controllo. Grazie e buona giornata.